Bruno Campagno, capitano della Pallapugno Albesa, la sconfitta c'è e forse ce l'aspettavamo un po' tutti, però il fatto che tu abbia nuovamente giocato una partita per intero e anche con scambi prolungati e anche, concedimelo, qualche sorriso tornando in battuta fa ben sperare per il tuo rientro in forma al più presto. Sì, non scendo mai in campo per già sconfitto, già con la testa non vincente, però purtroppo non posso spingere al 100% e comunque non, anche se spingo non riesco a essere in forma. In ogni caso abbiamo fatto una buona partita, qualche bello scambio, qualche intra, qualche fallo di troppo, comunque la gente si è divertita, questo è l'importante. Aver finito la partita, aver giocato fino adesso è bello tornare, bello vedere comunque la gente allo Sferisterio che urla sulle intra. Questa sera c'era tanta gente, ma abbiamo notato che c'era un tifo particolarmente affettuoso nei tuoi confronti da parte di tutti. Cioè questo mondo, questa Serie A ha bisogno di Bruno Campagno, te ne sei reso conto? Sì, me ne sono reso conto, mi dispiace non essere stato presente in pratica quasi mai nel girone di andata, proverò nel girone di ritorno a dare qualche soddisfazione alla mia società, ai miei sponsor che se lo meritano e poi affronteremo quello che sarà il campionato. Cristian Gatto, capitano dell'Araldica Castagnole Lanze, continua il momento buono, siete una delle squadre più in forma del campionato, nonostante questa sera l'uscita di Michele Vincenti, la rivoluzione un po' lì sulla linea dei terzini, si è riuscito a espugnare il Mermet. Ti piace giocare in questo Sferisterio? Sì, questo qua è uno dei Sferisteri dove mi caratterizza di più. Rete alta, posso alzare il pallone, spingere, quindi mi trovo molto bene. Però si trova anche molto bene Bruno, perché anche lui oggi ha dimostrato di essere rientrato e il pallone gli viaggia, colpisce, e quindi è un altro avversario che farà di nuovo molto molto paura. E comunque siamo stati bravi noi a tenere la partita, fino a 4 pari è stata una partita molto molto dura. Bruno ha giocato forte, aveva il pallone che gli viaggiava, quindi complimenti anche a lui. E poi nel secondo tempo siamo stati bravi noi a accelerare un po' verso la fine e siamo riusciti a chiudere questa partita. Però veramente complimenti ancora a Bruno, perché è rientrato e ho rivisto il Bruno di sempre, quindi sono contento per lui e spero che vada avanti nel campionato così. Che effetto ti fa essere lì secondo in classifica da questa sera, almeno per questa sera, un punto dalla capolista, da Corte Emilia? Bello, sì. Quest'anno stiamo andando bene, siamo contenti dei risultati che stiamo avendo. Quindi io spero di continuare così. L'anno scorso è stata un'annata negativa, quest'anno stiamo facendo vedere che abbiamo dei numeri e quindi dobbiamo ancora allenarci tanto, migliorare qualche piccolo errore che facciamo ancora, ma comunque siamo contenti delle prestazioni che stiamo avendo. Venerdì abbiamo una partita altrettanto dura contro Vacchetto, quindi dobbiamo tenerci prontissimi per quella partita.